Allora, buongiorno Sindaco. Oggi sono 2 anni dalla, diciamo, da quando lei ha iniziato a guidare questa città, la nostra Mesagne. Che cosa è cambiato in Mesagne? In meglio, se ci sono state delle cose che non è riuscito ancora a fare e soprattutto quali sono le prospettive. Ce lo vuole dire? Ha questo coraggio questa mattina di dire queste cose in maniera chiara? Mi hai preso alla sprovvista, perché io non mi ricordavo proprio questo diciamo anniversario. Chi te l'ha ricordato? Diciamo che io mi sono ricordato perché comunque ce l'ho scritto sul calendario, ma più di qualche politico di opposizione metteva in evidenza che oggi sono trascorsi 2 anni e un po' bisogna fare il bilancio. È vero che voi da un punto di vista politico avete deciso di fare il bilancio a metà mandato, quindi no, 2 anni e mezzo, però è una sorta di necrologio quando uno si ricorda, no? Insomma, quali sono state le cose che questa amministrazione ha fatto in 2 anni? Ma guarda, alcune cose diciamo li sottolineo, no? L'aver messo in sicurezza il bilancio del Comune di Mesagne, che era un bilancio diciamo al limite del default. Non è che siamo usciti fuori da questa situazione, ma abbiamo individuato una serie di strategie, di correttivi che servono soprattutto a rimettere in sicurezza soprattutto la cassa. È un'operazione importante, faticosa, dispendiosa, eccetera. A che punto stiamo, Sindaco? Beh, abbiamo, come dire, invertito la rotta. Abbiamo invertito la rotta e individuato quali sono gli strumenti per correggere: l'aumento della riscossione, l'aumento della lotta dell'evasione. Aumento della riscossione significa aumenterete le tasse? No, non aumentiamo le tasse, andiamo a prendere quelle di chi non le paga o non le ha mai pagato, e c'è un livello di evasione contributiva e tributaria molto, molto vasta, che riguarda anche un certo numero di persone che oggettivamente possono pagare e non pagano. Attenzione. E quindi per perseguire un principio di equità fiscale e contributiva bisogna andare a erodere questa soglia di evasione, che è piuttosto elevata, soprattutto sulla Tari. Ecco, se penso alla Tari, penso per esempio al fatto che abbiamo messo in sicurezza il sistema dei rifiuti. Guardatevi intorno, guardate il circondario, ci sono situazioni di criticità diffuse in tutti i comuni, in gran parte dei comuni della provincia di Brindisi. Noi abbiamo una situazione che si è stabilizzata con un servizio che è discreto. Ma ci sono tanti problemi. Ci sono dei problemi molto di meno di quanto ce ne sono altrove. Mesagne è una città sostanzialmente pulita e Mesagne è una delle città della provincia di Brindisi che ha, diciamo, il minor coefficiente di pagamento della Tari per le utenze domestiche. Meno di Brindisi, meno di Ostuni, meno di Fasano. Quindi paghiamo un pochino di meno e abbiamo dei servizi discreti su un territorio che è molto vasto, difficile da controllare, con una buona risposta anche nell'extraurbano, dove facciamo recuperi, pulizia suoli, rimozione di scariche abusive, facciamo una serie infinita. In più noi abbiamo delle piattaforme ecologiche. Una aperta, e le altre? E le altre le apriremo, è un impegno che io ho garantito da parte dei dirigenti e del consigliere D'Ancona, dell'assessore, che stanno seguendo questa vicenda. Siamo a un passo, stiamo allacciando l'acqua e la fogna alla piattaforma di via Murri, quindi siamo a un passo da raggiungere un obiettivo strategico, perché lì andremo a fare la raccolta del materiale inerte differenziato e salvaguarderemo la piattaforma di via Marangio, che è molto ma molto sovra utilizzata e che quindi... Ma è possibile che ci vogliono 2 anni per aprire questa cosa? Perché comunque la piattaforma era così, quella di via Murri, già 2 anni fa. Ci sono stati dei problemi nella progettazione, perché non si capiva se sto tronco di fogna e l'allaccio idrico c'era o non c'era. Ora abbiamo scoperto che c'era, ma si è dovuto scavare, come andare alla ricerca di materiale tombale. Abbiamo scoperto scavando che c'era un tronco di fogna, e quindi si può fare anche il tronco per l'allaccio idrico. Tra le cose su cui avete investito molto, la riorganizzazione amministrativa. I suoi oppositori dicono che è stato un fallimento totale.
Io non la vedo così, per niente. È certo che quando cambi, quando scardini posizioni consolidate, e se mi posso permettere anche privilegi, urti, suscettibilità, scombini, sicurezza, eccetera, eccetera. Però io credo che sia stata un'operazione virtuosa che è in esecuzione, cioè non è che rivoluzione la macchina amministrativa del pubblico impiego d'amblè, è un processo lento, faticoso. Ora stiamo ricucendo su alcune criticità che si sono determinate, ma è chiaro che questa struttura amministrativa è meglio organizzata, è più funzionale, più organica. Poi certo ci sono delle resistenze, ci sono le contrarietà, c'è chi si mette, ci sono le ostilità palesi e quelle non palesi, ma quello è uno scotto che dovevamo pagare, perché ripeto, nel pubblico impiego per molti anni si sono sedimentati privilegi che non sono più tollerabili. Sindaco, centro storico, beni monumentali, cultura in generale, che cosa avete combinato in questi 2 anni? Beh, la cultura e i beni monumentali credo che siano la nostra punta di diamante. Tra le cose che abbiamo fatto sono sotto gli occhi di tutti che c'è un movimento nel settore della cultura e della valorizzazione dei beni monumentali straordinario. Noi abbiamo inaugurato questo progetto del SUM su cui c'è un'attenzione a livello regionale, perché è un'esperienza straordinaria e che vede consociarsi in rete soggetti privati, la curia e l'amministrazione pubblica per valorizzare al meglio il proprio patrimonio monumentale, soprattutto i propri musei, il Museo dell'Arte Sacra e il Museo del Territorio che è ospitato nel Castello Normanno Svevo, e qui questo sta dando frutti molto succulenti, perché c'è una grande attenzione, un grande movimento. Ecco quella intuizione di costruire su questi beni monumentali i capisaldi per un'attrattività turistica, culturale del nostro centro storico, della nostra città, penso sia stata un'intuizione importante, e questa città è molto, ma molto dinamica. Centro storico, Piazza Commestibile, che è stata chiusa 10 anni, noi l'abbiamo riaperta a dritto o stuerto stenti e catapenti, però abbiamo fatto una serie di iniziative, stiamo facendo una serie di iniziative a sostegno, il mercatino degli hobbisti, manifestazioni di spettacolo, l'estate mesagnese che dedicherà una serie di eventi all'interno di Piazza Commestibili e l'assegnazione di tutti i locali, perché tutti i locali sono stati assegnati, ne manca uno che sta per essere assegnato in questi giorni, e certo in un contesto difficilissimo dove nessuno è disposto a fare investimenti alla cieca, dove la gente si guarda bene in tasca e si vuol fare bene i conti, e siccome in questo contesto non era semplice neanche partire, noi siamo partiti, abbiamo fatto il primo passo, penso che altri passi faremo nella direzione di rivitalizzare quella piazza che già respira di un'aria nuova, caro Cosimo, perché ora qualche cosa si muove, le luci sono accese, fra un po' arriveranno le insegne, la gente è tornata a fluire e in alcune circostanze c'è un movimento significativo. Sindaco, ogni volta che scriviamo un articolo qualsiasi c'è sempre un nostro lettore che ci dice: ma le strade a Mesagne, ma quando iniziate a sistemare queste benedette strade? Avete fatto un mutuo, dovrebbero arrivare 3 milioni di euro, ma quando iniziano i lavori? I lavori inizieranno prestissimo, i primi di luglio, perché dovevamo attendere 35 giorni dalla data di assegnazione provvisoria dell'appalto. Questi 35 giorni stanno per scadere, in questi giorni i nostri uffici hanno predisposto il contratto sta per essere firmato con le aziende che hanno vinto questo primo stralcio, i lavori partiranno ai primi di luglio con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto preventivato, ma il primo stralcio, i primi due blocchi da 500.000 euro l'uno partiranno in simultanea ai primi di luglio. Questa non è una promessa, questa è una certezza, perché le aziende che hanno vinto sono lì, che aspettano, il contratto è pronto per essere firmato, si tratta di aspettare i tempi tecnici che la legge prevede per eventuali problemi di qualsiasi natura.
ma dovremmo partire per i primi di luglio. Sindaco, mi permetto anche di mettere in evidenza un aspetto. La politica è stata sotto accusa negli ultimi giorni per quella triste vicenda dell'incidente sulla provinciale 69 Mesagne-Torre. Il comune di Mesagne, l'amministrazione comunale di Mesagne non ha proferito parola riguardo a questa cosa, ma nel silenzio, se l'avete fatto, avete fatto qualche intervento sulla provincia riguardo a questa benedetta rotatoria? No, io preferisco su questo non parlare adesso, ci attiveremo per le vie istituzionali, faremo le nostre valutazioni con la provincia, ma non faccio commenti su questa vicenda. Mi associo solamente al dolore di chi ha perso la vita, dei familiari, eccetera. Ci sono cose così tragiche e drammatiche che lasciano senza parole. Io sono senza parole, poi se ne parla. Le cose da fare poi avremmo dovuto farle prima e oggi siamo arrivati in ritardo. Bisogna assumersi le proprie responsabilità. Per quello che mi costa, io mi assumo le mie. Mi leggo solo al dolore. Che so bene che cosa sia in questi casi. Le mancano ancora un po' di anni perché questa esperienza amministrativa si concluda. Quali sono i suoi progetti? Che cosa vuole fare in concreto per questa città nei prossimi anni? Beh, noi ci stiamo, come dire, sperticando per dare una direzione di marcia, no? La direzione di marcia è quella di migliorare la qualità della vita in questa città e in questa direzione vanno alcuni progetti strategici, che sono quelli di abbattere inquinamento da biossido di carbonio, inquinamento da combustibile, da tubi di scappamento, migliorando la viabilità ciclopedonale in questa città attraverso il progetto Eurovelo 5, attraverso il piano per l'abbattimento della viabilità automobilistica. È un progetto molto ambizioso su cui stiamo lavorando di concerto con gli uffici, integrandoci abbondantemente, diciamo, con le sollecitazioni che vengono dal basso, dai cittadini, dalle associazioni, dai cicloamatori, e sperando, diciamo, che questa prospettiva di utilizzare la bici, di tornare a andare a piedi per i tratti che possono essere, diciamo, soprattutto per i circuiti scuola-lavoro, per i circuiti, diciamo, brevi, che si possa ritornare a considerare questa città come una città che è predisposta a una viabilità diversa da quella automobilistica. Cioè, qui non c'è città al mondo, diciamo, che potrebbe godere di questa possibilità come una città come la nostra, che è in pianura e che ha una stagione, diciamo, stagione favorevole per 8-9 mesi all'anno. Quindi non si capisce come mai in questi lunghi anni, in cui pure si è tentato di affrontare questo tema, non si è mai riusciti a fare un'inversione culturale. Noi ci dobbiamo provare con determinazione e con fermezza, e però con elementi concreti, cioè dobbiamo cambiare la viabilità degli assi principali della nostra città attraverso progetti che sono finanziati dall'Europa, dalla Regione Puglia, e che permetteranno di riconfigurare la viabilità, diciamo, degli assi principali della città. Poi, diciamo, miglioramento della qualità della vita significa anche miglioramento per esempio dell'edilizia pubblica. Stiamo cercando di avere finanziamenti per l'efficientamento energetico di alcuni plessi diciamo scolastici, di alcuni edifici pubblici. Vorremmo efficientare la biblioteca, dare una risposta alla misericordia, sistemare i plessi scolastici che ancora bisognano di interventi significativi. Rigenerazione urbana, altro grande tema su cui la Regione sta spendendo molto e su cui noi stiamo lavorando con solerzia, e devo ringraziare gli uffici che si stanno sperticando in collaborazione anche con gli uffici comunali dei comuni di Oria, dei comuni di Latiano, con cui stiamo cercando di realizzare sinergie per un progetto di rigenerazione urbana molto ambizioso, che dovrebbe avere come epicentro il centro storico, la piazza Vittorio Emanuele. Se io riuscissi in questo obiettivo di mettere al centro di un'ipotesi di rigenerazione urbana piazza Vittorio Emanuele e il centro storico, che già si avvia, va in quella direzione con l'istituzione della ZTL, con l'istituzione, diciamo, dell'isola pedonale durante l'estate,
soprattutto durante la sera, perché la sera si concentrano manifestazioni, diciamo, di spettacolo e viaggia il settore dell'enogastronomia. Ecco, rigenerazione urbana sul cuore del cuore della nostra città. Grazie sindaco e buon anniversario a questo punto. Grazie, me ne ero scordato. Solo 2 anni? Me ne ero scordato, grazie.